Allora ragazzi, andiamo a raccogliere questi quattro pompelmi che ci sono. Faccio vedere i pompelmi. E poi andiamo a potare, andiamo a tagliare le piccole punte che escono, tipo questa. Una pianta del genere è importante che tagliate solo le punte, tipo qui, e lasciate i fiori che sono indietro. Per esempio, questo rametto va tagliato. Tutti questi, quindi sono tutti tagli di ritorno, che come potete vedere ci sono i fiori. Faccio vedere, per esempio qui lo vedete, indietro ci sono i fiori, e andiamo a tagliare questo ramo. Quindi regolatevi solo con i rami lunghi, tipo questo, anche se ci sono fiori. Lo potete tagliare perché ci sono questi qua dietro. Sono belli. Andiamo a portare. Allora andiamo a fare questi quattro tagli, quindi questo rametto, questi li lasciate, come potete vedere qua ci sono i fiori. Quindi questi rametti, tutti quelli che escono, anche se ci sono i fiori, non succede nulla. Questo si può tagliare qui. Vedete già come prende forma.
Allora ragazzi, potatura finita, molto veloce, quindi è andato a tagliare solo le punte, come vi ho fatto vedere. Questi sono i risultati. Quindi lasciate tutti i fiori. Poi man mano che vanno uscendo questi getti, li andate togliendo. In questo modo. Altrimenti allungano di nuovo. Questo è un getto da togliere. E così via, questi andiamo a togliere, così la pianta si dedica ai fiori, ai frutti. E allora ragazzi, questa è una potatura di formazione e mantenimento della pianta. Come avete visto, ho tolto tutti i piccoli getti che vanno a tirare linfa. In questo momento mi interessa che la pianta si dedica più ai frutti, quindi indirizzare tutta la linfa sui nuovi frutti è una cosa giustissima, quindi andate a togliere tutti questi piccoli germogli. E poi successivamente col peso dei frutti si formeranno nuove gemme e nuovi rami nella parte interna del ramo, quindi da lì potete sfruttare quelli successivamente, quindi nel periodo estivo in poi, quando il peso dei frutti farà sì che i rami si piegano, poi partiranno questi rami e da qui potete formare nuovamente la pianta mettendo nuova vegetazione. Ragazzi, innaffiate le piante di agrumi di queste dimensioni almeno una volta a settimana con un centinaio di litri di acqua, perché hanno bisogno di acqua di continuo. È sbagliatissimo non dare acqua agli agrumi, perché poi non producono più nulla. Successivamente magari farò altri video su altre potature, su vaso, quindi ce n'è di cose da dire sugli agrumi. Poi successivamente piano piano ne parlerò. Ragazzi, un saluto a tutti e alla prossima.